Allora io direi che possiamo cominciare, speriamo che tutti abbiano potuto trovare parcheggio e ci scusiamo per questo inconveniente di cui non sapevamo niente, nessuno ci aveva informato della chiusura dei parcheggi comunali. Ringraziamo tutti quanti della vostra partecipazione. Come organizzatori, che parlo a nome dell'associazione Coesis, del comitato di Fanna, no, all'incenerimento, ossia il riciclo totale dei rifiuti, del comitato di Maniago Campagna Pulita, ovviamente speravamo in una partecipazione numerosa, perché lo scopo di questo incontro è proprio quello di confrontarci con i cittadini, con gli amministratori locali, con le istituzioni, i rappresentanti delle istituzioni. Abbiamo invitato tutte le amministrazioni comunali dei dintorni, abbiamo mandato inviti sia alle giunte comunali che ai consigli comunali, abbiamo invitato la regione, abbiamo invitato ARPA, l'azienda sanitaria, il MIP di Maniago, e ringrazio chi è presente, purtroppo non vedo tantissimi rappresentanti, comunque ringrazio quelli che sono tra il pubblico. Perché questo incontro? Perché alla luce di quello che sta emergendo da anni sul territorio, sentivamo appunto l'esigenza di un confronto con chi, e parlo in questo caso dei nostri relatori, è anche considerato a livello non solo nazionale ma anche internazionale tra gli esponenti, i massimi esperti dei due temi che vogliamo affrontare questa sera, ovvero dell'impatto dell'inquinamento sulla salute e dell'economia circolare, ovvero di uno sviluppo sostenibile del territorio. Cos'è che sta succedendo negli ultimi anni su questo territorio? Ormai tra Fanna e Maniago, ormai dal 2011, che vengono ritrovati campioni di polli, di uova e recentemente anche di deposizioni al suolo di diossine PCB fuori limite. Parliamo appunto dal 2011 ad oggi di ben 18 campioni tra uova e polli che sono fuori i limiti di legge, anche di 6 volte rispetto a quello che è il limite di legge. Recentemente ARPA ha fatto uno studio delle deposizioni in due zone, una nella zona industriale di Maniago e uno nel cortile della scuola elementare di Campagna, e entrambi queste postazioni hanno rilevato per delle campagne stagionali, quindi più volte durante l'anno, delle deposizioni giornaliere di diversi picogrammi di PCB al giorno. Non possiamo poi dimenticare che in un territorio vicino a questo, ovvero nel comune di Spilimbergo, è emersa una contaminazione da mercurio del territorio, che uno studio recente dell'Università di Trieste ha messo in diretta correlazione con il locale inceneritore di rifiuti speciali. Se a questo aggiungiamo quelli che sono i dati dell'ultimo rapporto sullo stato di salute della popolazione fatto dall'azienda sanitaria di Pordenone, dati che dicono che nel distretto nord, che è proprio quello di Maniago e di Spilimbergo, c'è un tasso più elevato di mortalità femminile, un tasso più elevato di ricoveri e un tasso più elevato di diabete, è evidente che la preoccupazione nostra come cittadini continua ad aumentare proprio nei confronti di del futuro che ci aspetta. Prima di introdurre i nostri relatori e di parlare di questo appunto con loro, vorremmo farvi vedere un breve video di 8 minuti, proprio per
introdurre i temi che andremo ad affrontare. Grazie. Negli ultimi 50 anni abbiamo immesso nell'ambiente migliaia e migliaia di nuove molecole. Erano 1 milione di tonnellate nel 1930, oggi sono centinaia di milioni di tonnellate. L'Unione Europea è il secondo produttore al mondo dopo la Cina. Si stima che in circolazione ci siano circa 100.000 sostanze chimiche. Sono dappertutto, nell'acqua che beviamo, nell'aria che respiriamo, nel cibo che mangiamo, e si mescolano con altri elementi, come i metalli. Alcuni sono neurotossici, per esempio il mercurio. I PCB, i policlorobifenili, sono dei derivati del cloro. Sono stati utilizzati moltissimo fra gli anni 30 e gli anni 80, nei trasformatori elettrici, nelle plastiche, nelle pitture, nelle colle. Hanno smesso di produrli da anni, ma sono così persistenti che dalle polveri si accumulano nei pesci, nelle carni, nei derivati del latte e finiscono nel nostro piatto. Sono tra le sostanze più tossiche e più pericolose al mondo. Brescia, lo ricorderete, è stata drammaticamente contaminata dalla Caffaro, lo stabilimento che per anni ha sversato centinaia di tonnellate sul territorio. Ce ne eravamo occupati a presa diretta qualche anno fa. Marino Guzzetti ci porta a vedere da dove uscivano dalla fabbrica i 10 kg di PCB al giorno. Da questa bocca, insieme all'acqua, che poi finiva nei canali che servivano ad irrigare i terreni e quindi ha contaminato non solo in superficie terreno, perché poi la terra veniva arata, quindi veniva ricoltata. Così i canali di irrigazione hanno portato il PCB nei terreni per chilometri e chilometri. Ai bambini è vietato di giocare sull'erba, persino di camminarci sopra, talmente alto è l'inquinamento da PCB. In Europa si discute di come regolamentare gli interferenti endocrini, accusati di alterare non solo lo sviluppo del nostro cervello, ma anche, fra le altre cose, l'apparato riproduttivo maschile e la fertilità. Ne avevamo parlato 2 anni fa in una puntata di Presa Diretta. Ciao maschio! Le voglio far vedere alcuni esempi dell'azione di queste molecole sui bambini. Questi sono dei ragazzi. Dei maschi? Sì, dei ragazzi che sviluppano il seno. Un'anomalia riconducibile all'azione di sostanze simili agli estrogeni o gli ormoni femminili che causano la crescita del seno nei maschi. Questo è un altro esempio di cosa possono provocare queste molecole. È un neonato e noi non sappiamo se è un maschio o una femmina perché non riusciamo a capire se questo è un clitoride grande o un pene piccolo. È una malformazione molto grave e pensiamo che la causa siano sempre queste sostanze chimiche che interferiscono sull'attività ormonale. Anche questo, vede, è un bambino appena nato in cui non si riesce a capire se è un maschio femminilizzato o una femmina mascolinizzata. Sono tutti casi di quella che noi chiamiamo intersessualità. Questi sono degli esempi estremi che le danno però un'idea di quanto siano potenti questi ormoni. Abbiamo a che fare con delle sostanze che possono mutare un maschio in una femmina solo attraverso l'esposizione del feto in gravidanza. È molto difficile per noi capire quale sia la singola sostanza chimica che ha creato il danno. È quasi impossibile per noi fornire la documentazione che i regolatori o l'industria ci chiedono. Noi siamo esposti ai pesticidi, all'inquinamento dell'aria, al piombo, al mercurio. Magari nessuno di questi elementi o di queste sostanze presi singolarmente sarà sufficiente per compromettere il nostro cervello, ma è la combinazione di tutti a dosi molto basse che avrà conseguenze molto negative. Se i metalli neurotossici delle aree industriali abbiano compromesso le capacità cognitive e comportamentali dei bambini, l'Istituto Superiore di Sanità e la ASL locale hanno iniziato uno studio di biomonitoraggio. Stanno prelevando i campioni di sangue, urine, saliva, capelli, dentini da latte di centinaia di bambini delle scuole elementari e medie. Li mandano nei laboratori dell'Università di Brescia e di 2 università americane per capire se nei bambini ci sono metalli. Per alcuni di questi, come per esempio l'arsenico o il manganese,
la concentrazione è la più alta nelle scuole più vicine all'area industriale. 175 rispetto a 117 del manganese e 10,9 rispetto a 7,5-7,8 per l'arsenico. Quindi più alta. Il piombo, per esempio, 8,5-8,6-8,4. Più o meno. Però voi dite che non ci sono valori soglia accettati, cosa vuol dire? Che il piombo non ci deve stare. Non ci deve stare. Quindi anche se hai 8,5 in realtà non va bene. Parallelamente agli esami, tutti i bambini sono stati sottoposti a test intellettivi e psicologici per valutare competenze linguistiche, d'attenzione e di logica. Questi sono i punteggi del test del quoziente intellettivo nei vari quartieri. Quindi man mano che ci avviciniamo all'area industriale, questo quoziente intellettivo diminuisce. Nel range della normalità la diminuisce. Diminuisce. E poi maggiori difficoltà nei compiti di ragionamento, fatica a tenere l'attenzione, problemi comportamentali, aumento di ansia, di depressione, potenziale rischio autismo. Poi è chiaro che il campione è limitato, perché 300 bambini per avere dati certi sono pochi. Ecco perché noi stiamo proseguendo lo studio. Ma quello che esce dai primi risultati è che i bambini che vivono nei quartieri più poveri della città, cioè Tamburi, Paolo VI, Statte, quelli più vicini alle ciminiere, sono i bambini che stanno pagando di più, anche sul piano intellettivo, gli effetti della contaminazione. Ma anche per Taranto, come per ogni altro posto al mondo, è difficile trovare la sostanza colpevole, perché ci sono mille fattori. L'unica cosa su cui tutti i ricercatori sono d'accordo è che le condizioni socio-economiche da cui provengono i bambini sono un cofattore di rischio delle esposizioni ambientali. Sembra un'ovvietà, ma fa male ammetterlo. Se sei povero, quindi mangi peggio e vivi in ambienti meno salubri perché non te ne puoi andare, sarai più esposto ad agenti tossici e avrai meno difese anche in termini di plasticità cerebrali, e tutto questo influenzerà le tue capacità cognitive. Dobbiamo proteggere il cervello delle future generazioni, di ogni bambino, perché questo è il nostro futuro, è il futuro dell'umanità. È di questo che stiamo parlando. Avremo problemi molto seri se la prossima generazione non sarà più intelligente della nostra, perché noi abbiamo creato problemi enormi con il nostro agire irresponsabile. Abbiamo bisogno di aiuto da persone veramente intelligenti per poter salvare l'umanità e il pianeta. Preservare il nostro cervello per il futuro? Sì, assolutamente, è assolutamente importante. Penso che sia stata data poca attenzione allo sviluppo cerebrale del bambino. Ci siamo concentrati sul cancro, sulle malattie cardiache, che sono ugualmente importanti, è ovvio, ma la generazione futura è letteralmente la nostra futura società. Fallire nel proteggere il cervello dei futuri bambini è criminale. Allora, sono informazioni un po' difficili quelle del video da digerire, soprattutto per chi ha figli o nipoti. E abbiamo sentito parlare di PCB, che sono appunto gli inquinanti che si stanno ritrovando sul territorio e che al momento non si sa, almeno le istituzioni non sanno da dove provengano. In realtà c'è un impianto locale che certifica proprio dalle sue analisi che l'emissione di un quantitativo notevole di queste sostanze dal proprio camino, che è il cementificio qua, di Fanna, e vogliamo parlare di questo con il dottor Agostino Di Ciaula, laureato in medicina e chirurgia nell'89, specializzato in medicina interna nel 94 all'Università di Bari. È presidente del Comitato Scientifico Nazionale e Internazionale ISDE, International Society of Doctors for Environment, ovvero Medici per l'Ambiente, e vicepresidente ISDE per l'Europa. Svolge attività assistenziali in ambito ospedaliero, attività di ricerca, anche in collaborazione con università italiane ed estere, in ambito internistico, gastroenterologico, epidemiologico e sui rapporti tra ambiente e salute. È autore di numerose pubblicazioni in lingua inglese su riviste internazionali, di pubblicazioni in lingua italiana,
di libri e capitoli di libro in lingua italiana e inglese, oltre che relatore a numerosi convegni in ambito nazionale e internazionale e docente a numerosi eventi formativi post laurea. Laurea, prego. Ciao. Grazie, buonasera a tutti. Posso prego. Bene, buonasera a tutti e grazie per questo grandissimo invito. Io sono un medico e ho cominciato ad occuparmi dei rifiuti, che è un campo insolito per i medici, partendo dalle conseguenze sanitarie di una cattiva gestione dei rifiuti. E di questo vi parlerò con un focus particolare sulle conseguenze della combustione dei rifiuti nei cementifici, partendo, diciamo, da un discorso un po' più ampio. Tutti quelli che si occupano di gestione dei rifiuti sono concordi almeno su un punto, sul fatto che le discariche, soprattutto così come sono, sono un problema enorme dal punto di vista ambientale, perché contaminano falde acquifere, contaminano i suoli, emettono sostanze inquinanti, generano conseguenze sanitarie, hanno elevatissimi costi di gestione, elevatissimi costi di conferimento, per cui le discariche non vanno bene. Il problema è che questo ha generato un dibattito su che cosa fare come alternativa alle discariche ed è venuto fuori una sindrome che non è la ben conosciuta sindrome NIMBY, ma è la sindrome che si chiama TINA, There is no alternative, non c'è alternativa. L'alternativa a che cosa? All'incenerimento. È stato proposto da una vasta, da un ampio campo di opinione come alternativa preferita alle discariche. Questa tendenza di pensiero viene esplicitata in maniera molto chiara da questa dichiarazione del ministro Salvini: i rifiuti o spariscono o evaporano, o li mangiamo, o li valorizziamo, o li generiamo, o li mettiamo in discarica. Queste 4-5 parole in realtà esprimono un concetto che è molto diffuso nel nostro paese e che vede l'incenerimento come unica possibilità di alternativa alle discariche. In realtà l'incenerimento è il modo peggiore in assoluto per trattare i rifiuti. Perché? Perché bruciando i rifiuti vengono immessi nell'ambiente un numero incredibile di sostanze inquinanti. Non spariscono i rifiuti bruciandoli, ma semplicemente se ne riduce il volume senza farli sparire. Da un solo tipo di scarto, che è quello che offriamo nei inceneritori, ne vengono fuori tre: inquinanti atmosferici, inquinanti liquidi e inquinanti solidi. Le frazioni liquide e solide devono essere a loro volta smaltite, quindi sono rifiuti che hanno bisogno di essere smaltiti, e la frazione aeriforme viene smaltita in aria, nell'atmosfera, che diventa in questo modo una vera e propria discarica per rifiuti speciali pericolosi che noi respiriamo. È molto ampia la letteratura scientifica internazionale sulle conseguenze sanitarie degli inceneritori. Vedete lì che cosa dicono i lavori scientifici su chi è esposto alle emissioni degli impianti di incenerimento: tumori maligni, malattie cardiovascolari e respiratorie, alterazioni cognitive, soprattutto nei bambini, alterazioni della maturazione sessuale e così via. È nata tutta una mitologia a favore dei cosiddetti inceneritori moderni. Certamente gli inceneritori moderni hanno delle concentrazioni di emissione molto più basse rispetto agli inceneritori del passato, ma noi abbiamo imparato bene dalla favola di Biancaneve che non tutto quello che sembra bello è anche buono. Adesso si parla di inceneritori di quello di Copenaghen, dove si va a sciare, gli inceneritori che sono al centro delle città, e in realtà anche questi impianti presentano dei grossi rischi, perché è vero che hanno una minore concentrazione di emissione delle sostanze inquinanti, ma questa minore concentrazione è compensata da un volume di emissione di fumi enormemente maggiore e da una enormemente maggiore quantità di rifiuti bruciati. E studi recenti hanno confermato la pericolosità ambientale e sanitaria anche degli impianti di nuova generazione. Vi faccio vedere rapidamente alcuni studi fatti anche qui in Italia, come questo, il Monitor in Emilia-Romagna ha dimostrato che dagli inceneritori moderni viene fuori una frazione di particolato, che è un inquinante particolarmente pericoloso, di dimensioni molto piccole, che è il più pericoloso in assoluto per la salute umana,
Sono stati documentati effetti sanitari importanti come gli aborti spontanei, malformazioni congenite, nascite pretermine, e poi persino gli inceneritori moderni producono rifiuti, per esempio le ceneri, in media una tonnellata di rifiuti produce 3 quintali di ceneri. L'inceneritore di Brescia, che è uno dei più grandi che abbiamo in Italia, produce 163.000 tonnellate di rifiuti tossici che devono essere smaltiti, è una quantità poco inferiore ai rifiuti urbani che produce l'intera regione Veneto e che vengono svolti in discarica. L'inceneritore di Acerra, altro inceneritore enorme, produce oltre 150.000 tonnellate di rifiuti tossici, più di tutti i rifiuti urbani smaltiti in discarica della Liguria. L'insieme degli inceneritori del nord produce circa 1 milione di tonnellate di rifiuti tossici pericolosi, di pericolosità ambientale e sanitaria enormemente maggiore rispetto ai rifiuti che vengono conferiti in questi impianti. E smaltire i rifiuti prodotti dagli inceneritori costa tantissimo. Vi faccio vedere ad esempio questo appalto di un inceneritore che si trova in Puglia, l'inceneritore di Massafra. I gestori di questo impianto hanno previsto oltre 3 milioni di euro soltanto per smaltire 18 mesi di ceneri prodotte dall'incenerimento. In questo contesto viene fuori la soluzione magica, che è la combustione dei rifiuti non negli impianti costruiti per questo, ma in altri impianti che già esistono, i cementifici, che sono diventati praticamente quasi ovunque in Italia degli inceneritori mascherati. Quali sono i presupposti per la combustione dei rifiuti nei cementifici? Perché si propone questa tecnica? Perché, dicono quelli che propongono questa pratica, si utilizza meno combustibile fossile, perché si sostituiscono i rifiuti con i combustibili fossili e quindi si hanno meno emissioni inquinanti, perché le ceneri non si smaltiscono, vengono riciclate all'interno del cemento, e perché si ha un contributo al ciclo dei rifiuti. In realtà, come vedremo in seguito, nessuna di queste motivazioni è minimamente sufficiente a giustificare questa pratica. La reale motivazione è molto banalmente legata ai costi. Hi-Tech ha ben presente che soprattutto in questo momento di riduzione drastica della produzione del cemento in Italia, per vari motivi, incide moltissimo il costo dell'energia. Il costo dell'energia rappresenta complessivamente oltre la metà del totale dei costi di produzione. Bruciare rifiuti invece di combustibili fossili fa risparmiare un bel po' di soldi. Questa è una stima di qualche anno fa, per cui è probabilmente al rialzo. Utilizzare combustibile derivato da rifiuti invece di percorso fa risparmiare circa 40 euro a tonnellata. La cosa che deve essere ben chiara in mente a tutti è che i cementifici sono tra gli impianti industriali più inquinanti in assoluto. Emettono numerosissime sostanze inquinanti, inquinanti soli, inquinanti gassosi, particolato, microinquinanti persistenti nell'ambiente. Sono nei primi 3 posti nella classifica degli impianti inquinanti insieme alle centrali a carbone e le acciaierie. Sono al primo posto per emissione di alcuni metalli pesanti come l'arsenico e il piombo. Guardate questa classifica soltanto considerando le emissioni di CO2, con tutto quello che questo comporta in termini di gas serra e di alterazioni del clima. Lì sopra la striscia rossa sono i cementifici, quella più bassa sono gli inceneritori e le discariche. Vi rendete conto di quanto sia sproporzionata l'emissione di questo tipo di inquinante gassoso da parte di questi impianti? L'emissione da parte di cementifici di CO2 in Italia ci pone al terzo posto in Europa. Siamo al secondo posto in Europa per emissione di ossidi di azoto da cementifici. Questo problema è un problema che dovremmo avere ben presente, forse anche più di ogni altro. Vi ricordo che a ottobre del 2018 l'Intergovernmental Panel on Climate Change, un gruppo di scienziati internazionali che si occupa di modificazioni climatiche, ha raccomandato al mondo che un obiettivo non più derogabile è quello di mantenere l'incremento della temperatura non oltre 1,5 gradi rispetto all'epoca preindustriale, e che abbiamo soltanto circa 30 anni per riuscirci. Se non ci riusciamo in questi 30 anni, si innescheranno una serie di meccanismi che renderanno il processo irreversibile, per cui
il contenimento delle emissioni di gas climalteranti dovrebbe essere uno sforzo prioritario per qualunque settore imprenditoriale e per qualunque fascia della nostra società. I cementifici sono, tra le varie categorie produttive, quelli che sono destinati ad un incremento progressivo della propria produzione, il che ci fa preoccupare moltissimo dal punto di vista delle conseguenze ambientali. Elevato impatto ambientale, sono tra gli impianti più inquinanti in assoluto, significa anche elevato impatto sanitario, perché l'ambiente è il determinante fondamentale della salute umana. I cementifici generano aumentati livelli di particolato atmosferico, aumentano i livelli di metalli pesanti nell'aria, i livelli di metalli nei terreni circostanti, i livelli di metalli pesanti nel sangue di chi vive vicino ad una cementeria. Il particolato che viene emesso dai cementifici è di frazione piccolissima, e vi ricordo, quanto più piccole sono le particelle, tanto più queste sono pericolose per la salute umana. Laddove c'è un cementificio in un'area urbana, questa è la fonte principale di inquinamento da particolato. Ci sono delle fasce della popolazione particolarmente vulnerabili, che sono i bambini e gli anziani, quelli affetti da patologie croniche. C'è questo studio che ha detto che proprio in quelle fasce della popolazione più vulnerabile si ha un effetto aggiuntivo, che è la deposizione di particolato fine nelle regioni polmonari. È più importante nei bambini e nei pensionati rispetto alla parte, al resto della popolazione. Qualche mese fa è venuta fuori una interessante revisione della letteratura scientifica sulle conseguenze sanitarie dei cementifici. Sono stati esaminati 24 studi dopo accurata selezione sull'attendibilità dei risultati ottenuti. È venuto fuori che quasi tutti questi studi hanno trovato associazioni positive tra le emissioni dei cementifici e malattie di tipo respiratorio. Hanno trovato elevati livelli di metalli pesanti e marcatori di tossicità renale nelle popolazioni esposte, hanno trovato un eccesso di rischio per cancro, sia in termini di incidenza che di mortalità, nei bambini e negli adulti, soprattutto a carico del tratto respiratorio. Vi faccio vedere giusto qualcuno di questi studi. Uno studio che ha documentato un aumentato rischio di enfisema polmonare, rischio quasi oltre che doppio nei residenti a 1 chilometro da un cementificio, indipendentemente dai fattori di confondimento come il fumo di sigaretta, un'aumentata mortalità per tumore del colon retto, della policisti, della vescica, del peritoneo in chi vive entro un raggio di 5 chilometri da un cementificio, aumentato il rischio di tumore delle ossa nei bambini e così via. Questo tipo di pubblicazioni sono presenti anche nel caso di cementifici che bruciano rifiuti. Questo è il cementificio di Fumane, 34.000 tonnellate di rifiuti. È stato rilevato un rapporto tra gli incrementi di particolato emessi da questo impianto e il numero delle assenze scolastiche dei bambini. Ancora al cementificio di Mazzano e Rezzato, dove vengono bruciate farine e grassi animali, c'è stata un'associazione positiva con i ricoveri per malattie cardiovascolari e respiratoria, in maniera più importante se si guardava i bambini. Ancora uno studio, si legge male, ve lo riassumo, rischio triplo di linfoma non Hodgkin in chi viveva in prossimità di un cementificio che bruciava rifiuti. Ma allora, visto che i cementifici sono tra gli impianti più inquinanti in assoluto, ci sono effettivamente dei benefici bruciando rifiuti nei cementifici? Che cosa succede se si sostituisce il combustibile fossile con i rifiuti? La cosa più importante che ci preoccupa di più dal punto di vista climatico sono gli inquinanti gassosi. Che cosa succede? Ve lo faccio spiegare da un cementificio, Italcementi di Matera. Quella linea rossa è il limite di legge. Quelli sono gli anni, in questi anni è stata applicata una percentuale di sostituzione di rifiuti con una percentuale variabile di sostituzione di rifiuti con i combustibili fossili. Nel 2011 la percentuale di sostituzione è salita al 10%, si è avuto un calo del 35% nelle emissioni di diossido di azoto. L'anno successivo si è raddoppiata la percentuale di sostituzione, ma come vedete la quantità di diossidi di azoto non ha avuto altri benefici, per cui raddoppiando i rifiuti le emissioni di diossidi di azoto non cambiano, cioè oltre
un 35-40% non si riesce ad andare. Ma vi faccio vedere anche un'altra cosa: la linea rossa è il limite di legge per i cementifici, la linea blu è il limite di legge per gli inceneritori. Se questi impianti fossero stati degli inceneritori, avrebbero avuto uno sforamento enorme dei limiti di legge. D'altra parte, basta anche vedere semplicemente il confronto tra le emissioni di questi inquinanti gassosi tra un cementificio e un inceneritore. Il cementificio di Panna è la colonna più alta, quello a destra è l'inceneritore di Brescia, che è uno degli inceneritori più grandi che abbiamo in Italia. L'inceneritore di Panna produce circa quasi quattro volte più ossidi di azoto rispetto all'inceneritore di Brescia e il triplo di CO2 rispetto all'inceneritore di Brescia. In realtà l'industria del cemento in Europa riesce ad incenerire, riesce a produrre non più del 17% in media dell'energia di cui ha bisogno bruciando rifiuti. L'83% dell'energia di cui questi impianti hanno bisogno è ancora prodotta dai combustibili fossili e questo è un grosso problema. Il problema è che non si riesce ad andare oltre una certa soglia, ma anche qualora questa soglia fosse superata, ci sono degli studi abbastanza interessanti e accreditati che dicono che le emissioni gassose da produzione di cemento possono essere leggermente ridotte, ma non di quanto effettivamente ci servirebbe per riuscire a raggiungere gli obiettivi in termini di modificazioni climatiche. Anche se dovessimo completamente decarbonizzare gli inceneritori, questo non ridurrebbe più del 50% le emissioni di inquinanti gassosi da questi impianti e dicono questi studiosi che l'unico modo per ridurre in maniera concreta le emissioni di inquinanti gassosi dai cementifici è rivedere il modello produttivo e cercare di utilizzare un po' meno cemento, avere una pratica un po' più sostenibile di utilizzo di questo materiale. Che cosa succede alle diossine? Vi faccio vedere anche in questo caso un grafico prodotto dagli industriali del cemento di Cemburo. Queste sono le emissioni di diossine nei cementifici della Unione Europea. Che cosa ci dice questo grafico? Intanto ci dice che i cementifici producono diossine. Vi sembrerà una cosa ovvia, ma in realtà uno dei punti su cui la propaganda batte tantissimo è che i cementifici non possono produrre diossine perché hanno, lo avrete sentito, raggiungono temperature altissime tali da non permettere la formazione e l'emissione di questi impianti. Evidentemente questo non è così, è stato anche studiato molto bene il meccanismo attraverso il quale le diossine, anche quando si distruggono, poi si riformano nelle fasi di post-combustione. Sta di fatto che i cementifici emettono diossine. Questo grafico ci dice sempre che le emissioni possono anche superare 0,1 nanogrammi metro cubo, che è la soglia considerata nella maggior parte dei casi, la soglia di legge considerata nella maggior parte dei casi per questi impianti, e ci dice che la combustione dei rifiuti non cambia le emissioni, perché si brucino o meno rifiuti, le diossine comunque vengono fuori da questi impianti. Qual è la differenza rispetto agli inceneritori? Inceneritori e cementifici hanno lo stesso limite di legge per le emissioni di diossine, che si misura in termini di concentrazione. Vi faccio rapidamente vedere, giusto per farvi capire qual è la differenza, questo schemino che vi spiego, cerco di spiegarvi facilmente. 0,1 nanogrammi metro cubo è la concentrazione di emissione per questo impianto che è un inceneritore. Dobbiamo moltiplicare nanogrammi metro cubo per i metri cubi che vengono fuori dall'impianto e abbiamo 84.000 metri cubi all'ora di fumi che vengono fuori da questi impianti. In questa maniera vengono fuori 2,3 nanogrammi al secondo di diossine. Il problema delle diossine qual è? È che sono contaminanti persistenti nell'ambiente. Si accumulano nell'ambiente, entrano nella catena alimentare, si accumulano nei tessuti umani. Per cui quello che ci interessa in realtà non è la concentrazione di emissione di queste sostanze, ma quante sostanze vengono fuori. Un cementificio, a differenza di un inceneritore, ha emissioni medie di circa 500.000 metri cubi all'ora, per cui anche mantenendo la stessa concentrazione di emissione, da un inceneritore verrà fuori 2,3 nanogrammi al secondo, da un cementificio verranno fuori 15,3 nanogrammi al secondo di diossina, cioè una quantità circa oltre 6 volte superiore.
che quantità di diossine può essere messa dai cementifici rispettando i limiti di legge? Circa 50.000 nanogrammi all'ora, sempre che i limiti di legge vengano rispettati. Questo è uno studio fatto negli Stati Uniti che ha dimostrato come nelle case, in un raggio di 3 o 5 km da un cementificio, la polvere di casa aveva delle concentrazioni di diossine da 2 a 9 volte più alte rispetto alle case che si trovavano al di fuori di questo centro. La differenza sostanziale però tra i cementifici e gli inceneritori sta nelle emissioni di metalli pesanti. I metalli pesanti che sono sostanze non soltanto cancerogene, ma altre sono in grado di interferire con vari meccanismi biologici dell'organismo, anche se non sono cancerogeni. Il testo di riferimento per la tecnologia dei cementifici ci dice che da questi impianti possono venire fuori anche in maniera importante dei metalli pesanti nell'atmosfera. Che cosa succede? Anche in questo caso ve lo faccio dire da un impianto, da una tabella prodotta da un cementificio, in questo caso è il cementificio Bussi Ulcem di Barletta. Viene stata fatta a ottobre 2009 una campagna, prima di entrare nella fase operativa, una campagna di test di coincenerimento, bruciando rifiuti associati a combustibili fossili, la quantità di metalli, come vedete, si raddoppiava, in alcuni casi diventava 4 volte e mezzo superiore rispetto all'assenza di combustione di rifiuti. Ancora una revisione di letteratura del 2007 ha mostrato che bruciando rifiuti si hanno emissioni triple di piombo, oltre che doppie di mercurio. Uno studio molto importante è questo qui, che ha detto semplicemente che gli inceneritori e i cementifici sono tecnologicamente diversi e che hanno una capacità di trasferimento dei metalli, dai combustibili alle emissioni diversa. In questo caso, soprattutto per il cadmio, il mercurio e il piombo, la percentuale di trasferimento dei rifiuti ad emissioni per un cementificio è molto maggiore rispetto a quella degli inceneritori. Bruciare fanghi nei cementifici fa aumentare le concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici, che sono un agente cancerogeno, fa aumentare le emissioni di metalli pesanti. Il cadmio aumenta del 260%, il piombo aumenta del 117%. Un altro studio del 2018, questi autori hanno misurato le concentrazioni di inquinanti nelle emissioni e nel suolo intorno ad un cementificio e hanno visto le più alte concentrazioni di diossine in un raggio di 1,2 km intorno al cementificio, livelli di idrocarburi policiclici aromatici estremamente preoccupanti, tanto che il cementificio viene definito come la fonte più probabile di contaminazione da queste sostanze, concentrazioni di cadmio e mercurio oltre i livelli di fondo dei suoli e un rischio potenziale per la popolazione dal punto di vista tossicologico. Vi faccio vedere rapidamente, parallelamente alle diossine, che cosa succede con il mercurio. Anche in questo caso è il monitoraggio fatto dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente di uno dei camini di un cementificio che si trova in provincia di Lecce, con la zona di Galatina. Mercurio, emissione 0,03 mg per metro cubo, portata dei fumi 605.000 metri cubi all'ora, moltiplicando viene fuori che vengono fuori circa 15,6 kg all'anno di mercurio. Ricordando quello che diceva Grandjean nel filmato di introduzione che avete visto, il mercurio è pericoloso non perché fa venire il cancro, ma perché altera lo sviluppo cognitivo, soprattutto dei bambini. E allora mi permetto di aprire e chiudere una parentesi: mercurio, insieme al particolato, insieme ai pesticidi, insieme a tante altre cose, significa che noi stiamo creando enormi problemi non tanto a noi, ma alle future generazioni. E nello stesso tempo stiamo privando le future generazioni degli strumenti intellettivi che sarebbero a loro utili per risolvere questi problemi. Ovviamente questi monitoraggi vengono fatti in una sola ora, con tutti i limiti tecnici che questo comporta, perché un'ora viene assunta
ha rappresentatività di circa 8.700 ore di operatività all'anno. Ovviamente ci sono altri studi che documentano che questo tipo di monitoraggio sottostima fortemente le reali emissioni. E veniamo ai policloro-bifenili. È stato già spiegato che cosa sono questi composti, sono composti molto simili alle diossine, sono composti organici colorati che si accumulano nelle matrici ambientali, si accumulano nelle carni, nel latte, nei tessuti animali, entrano nella catena alimentare e si accumulano nei tessuti viventi. Sono soprattutto degli interferenti endocrini, ma non solo, perché producono anche danni di tipo oncologico. Anche se i cementifici riescono a rispettare le concentrazioni di emissioni al di sotto di 1 nanogrammi metro cubo, quello che non riescono quasi mai a fare è rispettare una concentrazione bassa di emissioni di policloro-bifenili. Proprio in questa zona è stato fatto uno studio di monitoraggio di queste sostanze che sicuramente voi conoscete meglio di me, lo studio Chicken Pox, territori di Fanna e Campania di Magnago, 40 gallinelle distribuite in 20 stazioni con una dieta standardizzata, esposte per 18 mesi e poi sottoposte a dosaggi di diossine, furani e policloro-bifenili. Che cosa è venuto fuori? Un elevato grado di contaminazione da composti organici colorati. Il 66% degli animali hanno sforato in 18 mesi i limiti di legge per le diossine e per i policloro-bifenili. L'emissione era attribuibile alla ricaduta delle emissioni al suolo. La parte predominante della contaminazione era proprio a carico dei policloro-bifenili, il 100% dei campioni superava il livello di azione e la minore contaminazione da diossine non significava tranquillità, perché comunque c'era uno sforamento dei limiti di legge nel 44% dei casi o un livello di azione superato nel 61% dei campioni. La cosa interessante di questo studio è che sono stati tipizzati policloro-bifenili. I campioni erano omogenei tra Panna e Campania ad indicare un'unica sorgente di contaminazione. È stato visto esattamente quali i policloro-bifenili sono una famiglia di composti, ognuno è indicato da un numero PCB con un numerino. Praticamente in questo caso i congeneri prevalenti erano il 156, 105 e 118. Questi tre composti sono considerati una specie di fingerprint, di impronta digitale della sorgente che li ha emessi. Il registro europeo per l'emissione di inquinanti ci dice che in tutta la regione Friuli Venezia Giulia ci sono soltanto due impianti che emettono policloro-bifenili, uno a Udine 290 grammi all'anno e uno a Fanna 995 grammi all'anno nel 2016, vedete la colonnina più alta è quella di Fanna, e ci sono numerosi studi in letteratura che ci dicono che questa impronta digitale è tipica delle emissioni dei cementifici. Vedete, questo è uno studio del 2012, sono stati valutati policloro-bifenili emessi da una serie di industrie differenti, in questo caso cementifici e industrie tessili erano caratterizzati dalle emissioni di PCB 118 e 105, che sono gli stessi che sono stati trovati qui. Ancora uno studio del 2017, cementifici che bruciano rifiuti, ancora una volta l'impronta digitale 105 e 118 sia nel materiale d'ingresso che nel materiale emesso da questi impianti. Ancora uno studio fatto tra tutti gli impianti industriali presenti in Vietnam, uno studio pubblicato un paio di mesi fa, ci dice ancora una volta in questi due cementifici in Vietnam l'impronta digitale PCB 105 e PCB 118, emissioni tipiche dei cementifici. Che cosa fanno queste sostanze, in particolare il PCB 118? Perché non tutti i PCB fanno male, non tutti fanno male nello stesso modo, ce ne sono alcuni più dannosi, altri meno dannosi. Il PCB 118 è particolarmente pericoloso per la salute umana perché è un interferente endocrino, non solo altera il ciclo di vita cellulare, per cui per esempio è in grado di programmare la morte cellulare, altera una serie di meccanismi endocrini, come per esempio il molto ben conosciuto questo, promuove la formazione di cellule adipose, di tessuto adiposo, e promuove l'insulino resistenza, che è un meccanismo fisiopatologico
alla base di patologie in incremento epidemico dalle nostre parti, come l'obesità e il diabete tipo 2, ed è un fattore di rischio per il cancro. Concentrazioni maggiori di PCB 118 sono state trovate in pazienti con prediabete e diabete, pazienti con diabete avevano un rischio doppio di sviluppare questa malattia se avevano concentrazioni più alte di PCB 118. Meccanismo molto ben noto è quello di alterazione della funzionalità tiroidea. Questo inquinante ha la capacità, come molti altri, di superare la barriera placentare e di fare danni nel feto, che è il meccanismo più pericoloso in assoluto per questo e per molti altri inquinanti. In questo caso, l'esposizione prenatale delle madri a questa sostanza generava bassi livelli di testosterone nei ragazzi. Mi avvio rapidamente alla conclusione dicendovi proprio due parole sulla storiella del riciclo delle ceneri nel cemento, che è visto come un vantaggio, ma in realtà un vantaggio affatto non è. Gli inceneritori pagano per smaltire le ceneri, i cementifici non pagano nulla perché riciclano le ceneri all'interno del cemento. Mettere questa roba nel cemento, ovviamente tutti i metalli che non vengono fuori nelle emissioni non spariscono, o vanno nelle emissioni o vanno nel cemento, non c'è altra possibilità. Bruciare rifiuti causa un incremento di cadmio del 310%, di mercurio, piombo e zinco dal 70 al 170% nel cemento. Le ceneri contengono diossine, idrocarburi ciclici aromatici, metalli pesanti. Usarlo nel cemento è una possibile violazione del regolamento RICH. Che cos'è il regolamento RICH? È un regolamento che dice in che modo possono essere contaminate le sostanze che tutti quanti utilizziamo. Il cemento è stato sempre esentato dal regolamento RICH perché il cemento in origine era prodotto da sostanze naturali, per cui non era concepibile che potesse contenere contaminanti così pericolosi. Nel momento in cui si è cominciato ad includere le ceneri da incenerimento nel cemento, la situazione è cambiata. Però il cemento, che continua adesso a contenere metalli pesanti, diossine, policloroglifenile, eccetera, è esentato dal regolamento RICH. E questo caratterizza una possibile violazione di questo regolamento. Maneggiare il cemento con sostanze tossiche e a fine vita delle opere gestire i materiali che risulta espone al rischio occupazionale e ambientale. Test di riciliazione, che cosa significa? Che quando il cemento viene esposto agli agenti atmosferici, ciò che è contenuto può venire fuori. Ci sono dei test che si fanno per vedere se e quanto questa roba viene fuori dal cemento e hanno dimostrato una scarsa stabilizzazione di alcuni metalli tossici come antimonio, cromo e arsenico. È stato osservato che la presenza di ceneri da combustione dei rifiuti nel cemento può addirittura alterare il suo comportamento reologico, significa che il cemento può non avere lo stesso grado di elasticità, di resistenza di quello privo di queste sostanze. E poi c'è una violazione del diritto di scelta dei consumatori, cioè io non utilizzerei mai un cemento se sapessi che lì ci sono dei metalli pesanti, ma purtroppo quando vado a comprare il cemento non c'è scritto da nessuna parte che questo contiene o meno queste sostanze tossiche. Allora, chiudo con due considerazioni finali. Il combustibile derivato dai rifiuti segna una coincidenza di interessi tra la lobby dei rifiuti e la lobby del cemento. Hanno interessi e obiettivi che si incrociano con questa cosa qui. Le comunità stanno da un'altra parte, perché hanno altri interessi e altri obiettivi. I veri problemi per la lobby del cemento sono mantenere elevate le produzioni, mantenere elevati guadagni e tenere bassi costi. I veri problemi per la lobby dei rifiuti sono quelli di allontanare i rifiuti dalle buone pratiche, perché per loro rifiuti significa profitto e dal recupero di materie, produrre elevate quantità di combustibile derivati dai rifiuti e incrementare i profitti. I veri obiettivi per le comunità dovrebbero essere quelli di tenere separati il cemento e i rifiuti, che sono due cose diverse, non possono essere messe insieme in processi produttivi comuni.
per le comunità i veri problemi e le vere soluzioni sono queste. I cementifici dovrebbero ridimensionare l'utilizzo del cemento nelle pratiche costruttive, che soprattutto in Europa e soprattutto in Italia sono sproporzionate rispetto alla terra e al mondo. Bisognerebbe calibrare la produzione del cemento al reale fabbisogno delle comunità. Bisognerebbe allontanare i cementifici che brucino meno rifiuti dai centri urbani. Io vivo in una regione, la Puglia, dove c'è una città, Barletta, in cui il cementificio è il pieno centro urbano. Ci sono case e scuole a meno di 500 metri, un chilometro dal cementificio. Bisognerebbe abolire l'utilizzo di percorso carbone. Allora, io capisco che chi ha un cementificio vuole ridurre le proprie emissioni inquinanti, ma se davvero volesse farlo dovrebbe rinunciare a utilizzare questa roba qui, che è la più inquinante in assoluto, è il peggio del peggio che si possa utilizzare in processi di combustione. Persino il metano potrebbe andare meglio di questi, perché consentirebbe di alimentare i cementifici producendo sì inquinanti, ma molto meno di quelli che si producono con la combustione di percoppio e carbone, perché non si fa. Ovviamente, perché bruciare metano costa molto di più. Per le comunità bisognerebbe rispettare le gerarchie di gestione, gestione dei rifiuti, bisognerebbe rispettare le direttive europee, abbandonare le discariche di incenerimento, andare verso il recupero di materie. E tutto questo sicuramente vi parlerà molto meglio di me il Enzo Paolini. Grazie per l'attenzione. Grazie dottor Licciola, sicuramente in sede di dibattito, dopo finiti gli interventi, ci saranno credo numerosissime domande per lei, e credo che le informazioni che ci ha dato pongano le nostre preoccupazioni ben